Linee guida per conciliare carriera sportiva e universitaria. A chiusura della partnership europea More Than Gold, questo l'argomento principale del convegno organizzato dal corso di studi in scienze delle attività motorie e sportive dell'Università Gabriele D'Annunzio. Beh, è un progetto europeo che è finanziato nell'ambito dell'Erasmus Plus Program e sulla doppia carriera. Io qui rappresento sia la mia università che il Foro Italico, sia il network europeo della doppia carriera dello studente atleta. Ed è uno dei progetti che secondo me ha portato buoni frutti, anche grazie all'università che ha implementato la doppia carriera, ha attivato e implementato in una maniera esemplare. Questa iniziativa nasce all'interno di un progetto europeo, More Than Gold, proprio a sottolineare l'importanza del tentativo di conciliare la carriera accademica con quella sportiva negli atleti di livello. Spesso gli atleti di livello sono costretti a fare una dura scelta, appunto privilegiando una delle due strade, ma noi sappiamo quanto sia importante mantenere le competenze che si sviluppano in entrambi i settori perché diventano reali valori aggiunti nella vita. Questo regolamento prevede una serie di agevolazioni, tra cui la flessibilità nelle date di esami, per esempio, piuttosto che il riconoscimento di crediti formativi universitari, piuttosto che la presenza di un tutor accademico che supporti l'atleta durante il suo percorso formativo e inoltre, rispetto a tanti altri regolamenti che si trovano in giro per l'Italia, il nostro Ateneo ha voluto particolarmente premiare gli atleti più meritevoli andando a attribuire fino a 3 punti in più sul voto finale di laurea nel caso di vittoria in competizioni internazionali e oltre che l'esonero fino al 100% delle tasse universitarie sempre nel caso di vittoria di podio in gare internazionali. A questo progetto hanno fatto parte l'Università di Riga in Lettonia come capofila, l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, l'Università di Iași in Romania, l'Università di Coimbra in Portogallo, l'Università Cattolica di Murcia in Spagna e l'European Students as Athletes Network.